nemmeno con Moggi, non ho mai telefonato, non ho mai sentito al telefono, anzi, a differenza di Moggi, oggi posso affermare che erano altri dirigenti di società che chiamavano sistematicamente e con i quali parlavo. Moggi, devo dire che sistematicamente avevo rapporti telefonici con Facchetti perché avevo un ottimo rapporto, si parlava, si telefonava, mi chiedeva determinate cose, forse in qualche occasione si è andata anche oltre quello che poteva essere illecito, e voi mi direte sicuramente perché non ha denunciato, ma che cosa dovevo denunciare io? Se era questo il clima in cui si andava a vivere da arbitri, perché secondo me l'arbitro che dice a me non mi ha chiamato mai nessuno, secondo me dice una grossa falsità. E le dico un'altra cosa, io avevo rapporti telefonici settimanali anche con Meani, dalle informative dei Carabinieri non è uscita una telefonata. Ho sentito dire da qualcuno che Meani era l'addetto alle pulizie dello spogliatoio, quasi un inserviente. Un abbadante. Però è un abbadante, come dice De Melli. Allora io faccio una riflessione, io non ho capito, per me era un sogno, io non andavo a San Siro ad arbitrare le partite del Milan, dell'Inter, io andavo a strappare i biglietti, perché se questa è la realtà delle cose, io devo dire che forse sono caduto in un sogno, mi stanno raccontando una favola, ma questa favola non era così. Allora, a un certo punto l'avvocato della Federcalcio, e faccio anche nome e cognome perché io dico i fatti e i nomi e cognomi, l'avvocato Galavotti di fronte al mio avvocato mi dice: guarda De Santis, comincia ad andare un po' meno in televisione, comincia a dire che qualcosa l'hai sbagliato, perché effettivamente forse l'illecito, il Lecce Parma per te è stato troppo, forse c'era un articolo 1 di che hai preso troppe magliette dalla Juventus, ma questo è un ragionamento serio. A quel punto io e il mio avvocato abbiamo fatto soltanto una cosa, abbiamo fatto il ricorso al TAR, che discuteremo il 3 fra due giorni, perché oltretutto le voglio dire un'altra cosa, il Sandulli, presidente della commissione della Corte Federale, mi accusa ancora, dopo che io ho fatto presente a Borrelli in fase di indagine, di non aver espulso Morfeo durante Lecce Parma, l'ho detto a Ruperto alla CAF, l'ho detto in Corte Federale, ancora gli avvocati della Federcalcio nel ricorso al TAR dicono che io in Lecce Parma ho espulso Morfeo, ci sono delle immagini televisive che dimostrano, allora, che io ho ammonito Morfeo. C'è un'altra Lecce cosa. Parma, il famoso Lecce Parma che avrebbe salvato la Fiorentina, per ogni squadra che si salva una va giù. E vorrei chiedere all'arbitro De Santis, ma lei ha mai avuto rapporti con dirigenti del Bologna? Guarda, io ho un rapporto ottimo con Cipollini, un rapporto discreto, si parlava, si scherzava anche con Marocchi che è dirigente accompagnatore, ma penso che dopo 12 anni di Serie A e vedere sempre le stesse persone, è normale che alla fine ci sia un rapporto, che non dico che io sono mandato a cena o a pranzo con dirigenti, però c'era un rapporto di tranquillità, ci si dava del tu tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Ad esempio le posso dire che Cipollini veniva nello spogliatoio, si parlava e si dialogava senza nessun tipo di problema. Le posso dire un'altra cosa, che ho letto nelle informative che il disegno della Juventus e del direttore Moggi era quello di affossare il Bologna, poi il Bologna vince con me 1-0 a Milano e mi si potrebbe pensare che forse l'ho fatto vincere apposta. Io voglio dire, andate a chiedere ai giocatori del Bologna se quella partita l'hanno vinta perché ho dato un contributo io o l'hanno vinta perché se la sono meritata. Forse c'è un problema. Oltretutto il Bologna perde lo spareggio con il Parma, non è che lo perde contro di me. Torniamo alle accuse di attribuite a Nuccini. Perché lei sarebbe stato indicato come, la definizione è il capo della combriccola romana? Gabriele, Dattilo, me dimentico un po', insomma. Prego, dica. Allora, c'è da sfatare anche questa cosa, la combriccola romana è un qualcosa che esce fuori da dichiarazioni di Dalcin fatte a tempo debito dopo che arrivarono degli avvisi di garanzia a due arbitri romani, forse era proprio figlia di tutte le illazioni che si stanno facendo in quel momento contro di me, perché forse era un arbitro in ascesa, forse davo fastidio anche a qualcuno che, cioè, perché parliamoci chiaro, in qualsiasi contesto dove c'è la possibilità solo per poche persone di arrivare a dei traguardi ci sono delle invidie. Io con Nuccini inizialmente devo dire che non avevo rapporto,
Successivamente ho conosciuto questo ragazzo in maniera diversa, è un ragazzo molto introverso, voi l'avete conosciuto lì, un carattere un po' particolare. Con me successivamente ha avuto dei colloqui, dei dialoghi, mi ha detto se potevo parlare con Bergamo e Peretto per valorizzare le sue possibilità. Ma nei miei compiti non c'era quello di dire ho fatto questo, posso fare questo, quello. Quindi è possibile che Nucini per invidia abbia agito così? Nucini voleva arrivare, voleva arbitrare perché poverino è uno che non aveva neanche un lavoro oltre l'arbitraggio. Era un arbitro che tutti gli anni era a rischio e forse secondo me, io l'ho sempre detto anche a lui, era un arbitro che aveva delle potenzialità dal mio punto di vista. Purtroppo non ero io né a fare le graduatorie né a fare le designazioni. E oltretutto devo dire questo, non mi sembra che un arbitro, poi bisogna vedere perché Nucini da quello che so io non ha mai confermato questa tesi, però un arbitro che va all'Inter per chiedere un qualcosa in cambio di determinate cose già mi fa pensare, ma sono tutte accuse. A parte che Beatrice e Narducci sono due pubblici ministeri che lavorano sulle informative dei carabinieri, e allora voglio dire una cosa, oggi per il momento ha parlato l'accusa. A tempo debito parleranno le difese, ma mi preme dire una cosa. Io per il momento sono stato condannato, non sono stato mandato a fare un campionato del mondo, non per quanto riguarda le schede svizzere. Io sono stato condannato per quanto riguarda le intercettazioni che sono state effettuate sulle mie utenze in uso. Le dico un'altra cosa, perché oggi ci sono io? Perché a me degli altri non mi interessa guardare perché ci sono io. Ma se dal 2002 tra indagini illecite, pedinamenti, fotografie, accertamenti bancari, controlli di tutti i tipi, si è sempre parlato di De Santis, mi volete spiegare per quale motivo, se queste cose sono state fatte, come dicono oggi due persone che sono detenute in un carcere, sono state fatte perché sollecitate, perché pagate da una società del campionato italiano di calcio, voglio dire, e in quel campionato operavano due persone a tutti i livelli di carabinieri, polizia, guardia di finanza, col SISDE, con chiunque altra cosa ci siano, e mi domando pure perché, se due valenti ufficiali dei carabinieri, perché non è che io l'ho letto sui giornali, l'ho letto sull'interpellanza che è stata fatta al Senato, hanno fatto queste indagini così bene, ma perché o hanno dato le dimissioni o sono andati via e oggi sono tutti e due ad insegnare in una scuola? Questo è un interrogativo che mi pongo, perché di solito io vengo da un'amministrazione dello Stato e dico che quando un ufficiale si comporta bene, svolge le indagini bene, rimane a fare quelle indagini. Ho nominato che il grosso accusatore oggi di questa indagine tra i giornalisti sportivi è tale Bartolozzi. Bartolozzi, dimenticano che era il dirigente accompagnatore dell'Inter e con il quale io ho avuto grossi scontri perché non condividevo determinate cose, e di questo ne ha conoscenza Moratti, ne ha conoscenza Susini, che oggi, che non so se oggi, ma almeno l'anno scorso era dirigente accompagnatore. Team manager. E voglio vedere se mi possono smentire anche su questo. Io non ho nulla da nascondere, Lavezzani, quando dico determinate cose. Io ho tranquillità a parlare e ad affrontare le cose. Se però oggi qualsiasi cosa può essere utilizzata per far passare De Santis come il capo dei banditi, a questo non ci sto. Cioè, non ci sto perché oggi anche le persone che sono in quel contesto, e oggi parlo anche di un presidente federale attuale che era in quel governo del calcio e sapeva quello che succedeva, può dire se De Santis era questo, e non parlo degli altri, e ora quest'altro, perché io ho letto i capi di accusa, ho letto i verbali, ho letto tutto, mi manca qualcosina, ma mi sembra che nei consigli federali, mi sembra che l'attuale presidente federale c'era, sedeva, seguiva tutte le vicende, era a contatto con i vari presidenti, allora voglio dire, chi meglio di lui oggi può indirizzare e dire alla giustizia sportiva, se mai la giustizia sportiva deciderà di essere veramente giustizia, di dire il calcio era questo, facciamo delle indagini mirate. Lo avete visto prima con le dichiarazioni di Zeman, io l'ho detto, l'ho ribadito, ho detto andiamo a vedere il filmato. Sapete che cosa mi ha risposto l'ufficio indagini? Se lei pensa di difendersi con i filmati ha sbagliato strada, se li tenga.
Questo mi è stato risposto. Allora, questa è la chiamata di giustizia.